E se non gli piacessi, cosa mi metto stasera? Soprattutto come mi trucco? Dovrò sbottonare un po' di più la giacca? E se il rosso non gli piacesse? Con questi spallini gli ricorderò sua mamma il giorno del suo battesimo? E se fosse allergico alla polvere e starnutisse per quel velo di cipria che metto per fissare il trucco che nasconde quel brufolo che mi è uscito proprio oggi? Ma come mi vesto poi stasera? Le domande per qualsiasi appuntamento, che sia il primo o il trecentesimo, sono sempre le stesse. Oggi, in occasione di San Valentino, vediamo insieme come vestirsi per un appuntamento romantico. Vedremo insieme una serie di capi da indossare il giorno di San Valentino, ma in generale per un qualsiasi appuntamento, che sia il primo o il ventesimo, e vi darò qualche consiglio utile. Prima però di iniziare con i consigli, per piacere, iscrivetevi al canale qui sotto e lasciatemi un like. Inoltre potrete lasciare tutti i commenti che volete qui sotto nel box. E tutti i vestiti che vedrete nel video di oggi, compreso la giacca che indosso io, sono linkati qui sotto. In questo modo potete andare ad acquistarli subito. Adesso non perdiamo ulteriore tempo e via con la sigla. L'abitino romantico è senz'altro in vetta a tutte le opzioni per un outfit di San Valentino per un primo appuntamento. Cosa si intende per abito romantico? Si intende un abito non troppo scollato e non troppo lungo. Un abitino midi è senz'altro la scelta giusta. Solitamente si tende a scegliere abitini midi con lo scollo all'americana, ovvero stretti nella parte centrale senza maniche, poi dipende sempre dalla stagione della vostra fisionomia, ma di questo parliamo nei video che trovate sul canale. Vi lascio qui sopra la playlist dedicata. Inoltre, i colori da scegliere solitamente sono il rosso se è San Valentino, il bianco se è estate, ma state attente primo alla vostra fisionomia perché il bianco allarga un sacco, secondo il periodo del mese, il perché non ve lo sto a spiegare e soprattutto all'intimo che scegliete di indossare perché spesso i vestiti bianchi sono molto molto trasparenti. Tra l'altro, il vestito bianco è consigliato per l'estate perché, per esempio, su una carnagione come la mia, in inverno mi farebbe, sembrare al fantasma formaggino, quindi è una cosa da evitare. Comunque, per non sbagliare, sceglietelo nero e andate sul sicuro. Seconda scelta, un po' più audace se volete conquistarlo, un body oppure un top magari molto scollato abbinato ad una giacca e ad un paio di pantaloni super stretti, magari leggings neri se il vostro fisico lo consente, un po' come il look che ho scelto io oggi. Per quanto riguarda la giacca, decidete voi quale tipologia indossare. Per quest'anno è di tendenza questa tipologia di giacca con le maniche a sbuffo. Se però è il vostro primo appuntamento e non volete sembrare le ragazze più strane del mondo, scegliete una tipologia di giacca normale. Restando sempre in tipologia di look audace un po' sexy, il consiglio è quello di scegliere un abitino super sexy, super stretch, super scollato. Ovviamente non esagerate e valutate bene la tipologia del vostro appuntamento. Se state andando a fare una camminata sulla spiaggia in inverno, perché alcuni vanno a camminare sulla spiaggia in inverno, non indossate i tacchi a spillo e l'abitino super stretch che non vi consente nemmeno di camminare. Questo è il look adatto, per esempio, per una cena importante. Va sempre comunque valutata la tipologia di ristorante e mi raccomando la tipologia di abitino. La lunghezza non deve essere sotto il ginocchio, ma non deve essere nemmeno sopra la metà della vostra coscia. Lo scollo non deve essere troppo importante e se è troppo scollato, indossate al di sopra un coprispalle oppure una giacchetta. Una camicia bianca romantica, magari con le spalle un po' sbuffo per rispettare il trend del momento, abbinata ad un classico paio di jeans e magari ad una cintura logata. Qui potete rendere il look unico giocando con i gioielli, magari stando nelle tonalità dell'oro.
il giorno di San Valentino, specialmente, ma comunque per i primi appuntamenti romantici, il consiglio è quello di puntare tutto sulle pumps, che non sono comodissime, ma se non avete intenzione di andare a fare una spedizione in Alaska oppure una camminata nei boschi in inverno, sono senz'altro la scelta giusta e più sexy del mondo. Scegliete le rosse. Last but not least, l'accessorio che può fare la differenza. Potete giocare con i vostri capelli, per esempio, indossando un cerchietto, oppure se volete stare un pochino indietro senza esagerare con cerchietti super gonfi, rispettando il trend del momento, utilizzate delle forcine come quelle che ho scelto io, con delle scritte a tema amore. E consigli su come vestirsi a San Valentino o in generale per un appuntamento romantico, per il primo appuntamento, finiscono qui. Riguardo a questo tema vi ho già dato tantissimi altri consigli utili che vi lascio qui sopra nelle schede. Noi ci vediamo tutti i giorni nelle stories di Instagram e anche su TikTok con tantissimi consigli moda utili e non solo, perché vi faccio vedere la mia vita quotidiana e ne combino davvero tantissimo e ci sarà da ridere. Ci vediamo inoltre tutti i giorni sul mio blog Baby WhatsApp e trovate qui sotto tutto linkato. Mi raccomando, lasciatemi un like per il supporto e tutti gli abiti che avete visto nel video li trovate qui sotto linkati. Alla prossima! Ciao, sono sempre io, Alice. Non vedi la mia faccia, ma vedi in sovraimpressione un paio di video che ti potrebbero essere utili. Quindi dai un'occhiata alle immagini se ti piacciono, dai un'occhiata ai titoli e clicca per andare a dare un'occhiata anche a questi video. Iscriviti al canale e noi ci vediamo anche adesso nelle stories di Instagram. Alla prossima!